La finlandese Lepisto batte tutti sul traguardo di Roseto degli Abruzzi nella sesta tappa del Giro Rosa. La frazione tutta abruzzese alla fine ha rispettato le previsioni con una volata finale nella quale la velocista della Cervelo, campionessa nazionale e vincitrice anche della Gant Wevelgem, ha battuto la statunitense Corinne Rivera della Sunweb e l'italiana Giorgia Bronzini, che deve accontentarsi del gradino più basso del podio. Insomma, volata doveva essere e volata è stata, anche perché le atlete erano reduci dal cronometro di Sant'Elpidio di martedì. Sul circuito di 29 km da ripetere 4 volte c'è stato qualche attacco, tra cui anche quello dell'abruzzese Cipriani, ma nulla che potesse realmente cambiare l'esito della corsa, che nonostante lo strappo di Piana degli Ulivi si risolve con lo sprint sul lungomare rosetano. In classifica generale non cambia nulla, con l'olandese Anna van der Breggen che strappa ulteriori 3 secondi alle dirette inseguitrici. La più pericolosa, Elisa Longoborghini, staccata adesso di 1 minuto e 03. Le ultime frazioni prima dell'epilogo domenica a Torre del Greco serviranno all'azzurra per tentare il colpo di coda, per sperare di prendersi la maglia rosa. Guarda, sono veramente orgoglioso, una tappa riuscita proprio alla grande, e già ho avuto i complimenti, è stata la più bellissima, la più bella tappa del Giro d'Italia femminile, del 28esimo Giro d'Italia femminile, non di quest'anno ma di tutte le edizioni. Una grandissima partenza, un grande pubblico, veramente alla grande. Un grande spettacolo di ciclismo, un grande spettacolo di ciclismo rosa, ma direi che anche Roseto e l'Abruzzo hanno contribuito a questo spettacolo. C'era tantissima gente sul percorso, io ho fatto un paio di giri, in ogni paese che attraversavamo c'era tanto pubblico, qui all'arrivo c'era anche il pubblico delle grandi occasioni, ha vinto la tappa una grande atleta, quindi direi che è una giornata di festa e di sport sicuramente positiva. È ulteriore dimostrazione delle capacità dell'Abruzzo, perché con questa completiamo il trittico dei giri, quello professionisti, quello dilettanti e quello donne. Quindi una giornata importantissima.